Come finisce questa storia? Mi pare, no, ma la storia, a parte la storia con la Francia, lo, lo vedremo. Sì. Eh, voi tirerete dritto: nel senso, le prossime navi che, che, che fine fanno, eh, le mandiamo in Spagna, dove secondo Salvini c'è un, un largo scompenso da recuperare? Ma è, è questione di, di buonsenso alla fine, buonsenso applicato. Eh, la Francia che ci fa la morale ha i porti chiusi. Quindi, è questione proprio di prendere atto che è cambiato il governo, è cambiato l'atteggiamento, la volontà di non far partire eh, dei poveri cristi sui gommoni rischiando poi eh, che vadano a finire male. Anche stasera il portavoce della Marina Libica dice finalmente l'Italia si è svegliata dalla Libia, ce lo dicono per troppo tempo. Per troppo tempo ha preso una decisione, si è svegliato, perché è stato a lungo un centro di sversamento di migranti da parte del mondo. Ma anche perché il gommone una per definizione la non può arrivare fin qua. Quindi Appunto. è evidente. Quindi si continuerà su questa strada? Ma eh, non si può che continuare su questa strada e eh, a questo punto trovare una soluzione politica definitivamente a livello europeo per una gestione ordinata del fenomeno. Allora, don Garavaglia, cerchiamo di capirci sì. se ho capito bene, forse no. Salvini fa una distinzione tra i soccorsi fatti dall'Italia, con le dame militari italiani, esatto. e i soccorsi fatti dalle organizzazioni non governative. Lui vuole fuori dalle scatole le organizzazioni non governative. È così? Eh, ma è esattamente così. Eh. Perché prima dell'intervento di queste organizzazioni non si partiva con un gommone. Un gommone per definizione non potrà mai arrivare né a Malta, né a Lampedusa, Beh, né insomma, da nessuna parte. No, no, su questo guardi. Un certo, gommoni, gommoni, gommoni. un certo tipo di gommoni, un certo tipo di gommoni fatti dire... apposta per essere eh. Eh, come dire, utilizzati per un breve tragitto per poi salire su una di queste navi. Questo è il punto chiave. Dopodiché è evidente che se questa, banca, eh, questa nave è olandese, perché non va in Olanda? Se è tedesca, perché non va in Germania? Questo eh, di perché fatto oggi. No, però, oggi Oggi il Re è cosa, quello che però, sembrava eh. impossibile, cioè che una di queste navi potesse andare da un'altra parte, è successo. Quindi adesso il tema è che facciamo giustamente. Ma no, non è più un tema solo dell'Italia, adesso è un tema finalmente dell'Europa. Questo è il punto chiave. Eccolo qua. Cominciamo dal centro-destra. Eh, rispetto... Oggi la Lega viene data tra il 25,5 di Piepoli e il 27,3 di Alessandra Ghisleri, cioè rispetto al voto dell'8 marzo 10 punti in più secondo Euromedia, 8 punti in più secondo, secondo Piepoli. Forza Italia perde un punto e 7, quindi scendendo al 12,3 secondo Euromedia, perde mezzo punto e quindi va al 13,5 secondo Piepoli. Fratelli d'Italia resta va allo stesso posto più o meno o perde meno di un punto secondo Pievoli, 4,3, 3,5. No, con l'Italia scompare fondamentalmente, insomma. Il totale del eh, centrodestra va al 44% per Euromedia, cioè 7 punti più del 4 marzo, o al 43, 6 punti più del 4 marzo. Vediamo il Movimento 5 Stelle. Vedete che il Movimento 5 Stelle scende, scende sotto il 30% per Euromedia perdendo 3 punti e 7. E invece perde 2,7 al 30% per Piepoli. Vediamo invece il centrosinistra. Il Partito Democratico perde 1,3%, eh, va al 17,5% per Euromedia, è stabile per, per Piepoli. Più Europa perde insomma, abbastanza pesantemente, va a 1,8% per Euromedia e a 2% per Piepoli. Gli altri di centrosinistra perdono a mezzo punto, insomma scendono all'1%. Vediamo un momento. Liberi uguali, quindi eccolo qua. Liberi uguali, e liberi uguali perdono abbastanza perché eh, scendono al 2-3 perdendo un, più di un punto per Romilia e perdendo quasi due punti scenderebbero all'1,5 al e gli altri stanno intorno al 4%. Allora eh, è frutto questo di che cosa? Del, della voce forte eh, di, di Salvini, di questo gioco al rialzo che sta facendo? Sì, ma non solo, sì, senz'altro perché. Quanto diceva prima Verderano, è vero solo in parte, la questione della percezione del fenomeno immigrazione è nettamente diversa ai parioli in centro, in piazza Duomo a Milano, piuttosto che su un treno di pendolari. Io ho due figlie, una di 18 e una di 16 anni e oggi è impossibile pensare di lasciarle in giro sole la sera. Okay? Dove abita lei? In provincia di Milano, 20 km fuori Milano. Lei la, sera Cosa non che... la lascia sole? No, non è, non è pensabile, ma a tutti... Tutti. Questo dieci anni fa era impensabile, ok? Ma non è solo questo. L'altra cosa che eh, ha dimostrato, devo dire, Salvini e la Lega in questo periodo oggettivamente complicato è un forte senso di responsabilità perché, a fronte di una situazione parecchio ingarbugliata, alla fine si è trovata una soluzione per fare un governo, per fare delle cose e per iniziare a dare delle risposte a un paese che è in sofferenza. Che abbiamo assoluta necessità di far ripartire la macchina, di far ripartire la spesa di investimenti che, che se ne dica è completamente piantata, di far ripartire l'economia con un po' di iniezioni di fiducia. Ecco, questo è stato percepito, noi siamo pancia a terra a lavorare su questo e finalmente possiamo iniziare a farlo. Allora, voi vi siete verso il meglio. Cioè la faccia del viceministro Caravaglia mentre andava in onda questo, questo servizio, perché quell'anima nera di Verderami ha notato che quando ha sentito uh, a partir, flat tax a partire dal 2018. Ah, 2018 è questo, eh? Beh, ma... Oggi è 13 giugno 2018. Sì, sì, sì. Che... Allora. Non sia facile, è ovvio. Vabbè, questo, questo lo sappiamo. Che non sia facile, è ovvio. Però, siccome non mi pare il ragazzo uno no, che parla per, a bambera, no, però, Che c'ha in testa? Che ci avete in allora, testa? Innanzitutto ci stiamo già lavorando su diversi eh. dossier e quindi a breve iniziamo a dare le prime risposte. Però vi do un paio di, di, di spunti. Giusto per. Eh, parliamo di spesa di investimenti per capirci no, che. Cominciamo Aspetta, Aspetta. Ah, ah, no, cominciamo dalla frase. Aspetta, allora servono servono. Eh, le due cose vanno di pari passo. La flat tax innanzitutto se andiamo a vedere il PD, per inciso, la ha già messa per i super ricchi che vengono dall'estero e un ottimo, veramente ottimo regime forfettario per le partite IVA con i fatturati più bassi. Peccato che in mezzo c'è un mondo. Quindi tra questa cosa che funziona e quell'altra che funziona, che però è fatta solo per i super ricchi... Eh, Secondo noi si può arrivare, chiaramente l'orizzonte è di legislatura, però già da subito iniziamo a dare qualche risposta e avvicinare le due cose. Ma scusi, 2018 significa che poi le... si comincia dalle imprese? Abbiamo capito? Allora, è chiaro che le imprese sono il punto più eh, caldo, dove c'è necessità di dare più risposte subito, perché quando Quindi... hai un artigiano che paga il 68% di imposte, eh, bisogna fargli un monumento. Beh, ecco. allora. Per imprese noi intendiamo anche professionisti. Anche professionisti. Cioè, qualunque partita IVA. Allora, il tema delle partita IVA è particolarmente caldo. Perché quando vediamo quella cartina lì eh, eh, azzurro e, e, e giallo, ecco, noi vorremmo partita IVA dappertutto la richiesta del sud di avere una, un reddito di cittadinanza è perché manca attività imprenditoriale quando diciamo che le due cose si coniugano si coniugano esattamente così noi dobbiamo dare anche la possibilità a chi vuole di mettere su impresa è chiaro che se metti su impresa paghi il 68% ti scappa è la voglia di uscire a aggiustare le tapparelle posso fare ecco. una domanda? Sì? Su, su questo su, punto, su eh? questo punto eh? sul se, siccome il 60% di imposizione riguarda l'imposizione complessiva, okay. la flat certo, tax certo. invece riguarda il, il reddito dell'azienda. Siccome un, una flat tax per le aziende in realtà già c'è ed è al 24%, vuoi sì. significa che vuoi soltanto abbassare quella flat tax che sì, già ma esiste? Perché poi se è anche di no, e Le ho fatto apposta l'esempio no. del regime forfettario, perché il regime forfettario invece sostituisce anche altre cose: sostituisce le addizionali eh, territoriali, sostituisce l'IRAP, va proprio in quella, quella direzione. Ma le restano? Resterebbero? Quindi, le addizionali, mi scusi, voi volete portare dal 24 al 15, quindi meno 9 punti, che è una bella è botta. Le addizionali comunali e regionali resterebbero? No, lì ho fatto un esempio sì, specifico. Sì, no, no, ma io la domanda che faccio è, le addizionali, quelle restano? Allora, se parliamo poi di fiscalità locale, anche qui ci sarebbe eh, da aprire un libro. noi eh, in Lazio. Perché purtroppo, purtroppo, a furia, e questo è stato un errore storico dell'ultimo governo, degli ultimi governi, a furia di massacrare gli enti locali, non solo abbiamo ucciso la spesa di investimenti, che è il dramma vero del paese. Su cui se poi c'è tempo torniamo, perché lì ci sono un sacco di risorse ferme e non si capisce perché, e quelle possono essere mobilitate certo in tempi rapidi. Ma Beh. poi si è anche data la stura alle tariffe e alle addizionali locali. Da qualche parte di sui soldi li devono in Ma sbagliando, perché la, la soluzione è più semplice, quando il centro non riesce a fare economia, i ministeri non riescono a fare economia, chiudo il Rubinetto agli altri. Eh beh, bravi, è così è facile. Invece al centro c'è grande possibilità di fare risparmio. Se io le do un dato poi lascio la parola agli altri. In Regione Lombardia eh, io ho avuto l'onore di eh, gestire il bilancio di Regione Lombardia negli ultimi cinque anni. Abbiamo ridotto la spesa di beni e servizi, cioè quella, la cosiddetta spesa aggredibile, quella che puoi tagliare, l'abbiamo ridotta del 15%. A livello centrale, non dico che è aumentata, ma è rimasto uguale, vuol dire che c'è margine, è più difficile per i ministeri chiudere il rubinetto è più facile chiuderlo agli altri. Ecco, noi vorremmo invertire questo. Allora, per, per interpretare quello che ha detto Salvino alla Confessor Centi, quando dice dal 2018 significa realisticamente primo gennaio 2019. Ma chiaro, ma poi si iniziano a dare dei segnali concreti. Il tema vero è che noi vogliamo iniziare da subito a dare segnali concreti. Quando si parla di cartelle da rottamare, Salvini ha fatto il consueto esempio che colpisce molto, quello che non è riuscito a pagare, eccetera. Mi pare di capire in questi giorni, parlando anche con altri suoi colleghi, che voi intendete rottamare tutto il contenzioso con Equitalia, tutto, mettiamo che io non ho pagato 10 multe, faccio conto, no? 10 multe quant'erano? 1000 euro, con gli interessi 1.300 euro. Io dovrei pagare, secondo quello che ci avete detto, tra il 6 e il 25% dell'intero importo. Intanto che significa 6-25? Allora, non voglio essere omissivo, ma sono omissivo. Finché non ci mettiamo a scrivere il testo, non ha senso, come ha detto giustamente il Ministro Tria, eh, fare delle anticipazioni. Perché soprattutto in questa materia, nelle materie fiscali, contano le virgole, contano come si scrivono le cose. Quindi l'impostazione politica è chiara si vuole dare una risposta soprattutto a quelli che sono usciti fuori mercato perché con regole astruse si è deciso di, di ammazzarli col fisco se questi riesce a recuperarli riesce anche a recuperare qualcosa di quell'enorme massa di accertato che c'è in pancia a, a, allo Stato e che di fatto non verrà mai incassato Quindi... Comunque lei conferma che al di là dell'aliquota 625 quello che deciderete la rotazione riguarderà tutto il contenzioso con quella che una volta si chiamava Equitalia, tutto il contenzioso con il fisco sostanzialmente? Allora, io posso solo confermare che stiamo ragionando su tutto, dopodiché la prevalenza e la priorità deve andare a chi è andato fuori mercato per errori di scrittura di norme. Pensiamo che i nostri eh, capi delle agenzie delle entrate, chi, chi ha i premi, ha ah, lo stesso premio se va a colpire dove è facile l'artigiano e eh, che è facile prenderlo piuttosto che il grande evasore ecco iniziamo a differenziare e a premiare il lavoro di qualità dell'agenzia delle entrate vediamo che cambia la solfa vogliamo invertire questa strada perché è proprio la sinistra che ha massacrato il sistema sanitario non mi dare, allora, sinceramente. vabbè non mi pare dati sono dati potete cer... ognuno si prende il suo telefonino e controlla 2014 c'era Renzi, 6,9 punti di PIL. In due anni siamo arrivati a, a, a sotto 6,5, mezzo punto di PIL, sono 8 miliardi in meno. Questa è una stata una scelta politica della sinistra, del governo di sinistra, del Ma Parlamento sarei di in sinistra. Hai a usare la parola di, sinistra con Renzi? Di ridurre di mezzo favore. punto <ride> di PIL il fondo sanitario, 8 miliardi in meno, è una scelta Voi politica. Voi pensate di risalire? Eh, noi vogliamo, con intanto. Tax? Ah, Aspetti. Vabbè, eh, questo è, è l'obiettivo. È curioso che ci si vengano a fare processi e le intenzioni che manco ancora ci siano seduti. Quando invece è certificato che la sinistra ha tolto mezzo punto di pila al fondo sanitario. Questo, questi sono numeri, sono dati. va invertita. Va invertita questa, questa strada, anche perché. È uno degli asset fondamentali la sanità. Noi siamo uno dei pochi paesi al mondo che ha un sistema un universale davvero. Siamo un è uno paese... dei migliori sistemi sanitari del mondo. Ma, ma veramente arriva, cioè, arriva una persona col balcone, viene operato a cuore aperto e nessuno osa dire: Beh, ok. Questa è una gran cosa. Questa è veramente una gran cosa. Però è stata una scelta politica quella di massacrare il sistema sanitario. Noi vogliamo come minimo stabilizzarlo sul 6,5 di PIL, che vuol dire farlo crescere un miliardo e più, più di un miliardo l'anno. Ma questo è necessario per mantenere il nostro sistema sanitario a un livello dignitoso. Tu volevi intervenire? Sì, intanto dire di smettere di passarmi per anni in maniera. Ho semplicemente colto quel grosso sospiro. Stando vicino all'onorevole Caravaglia, eh, senti tu un sospiro, un affanno, diciamo. è ok. Ho colto anche un altro aspetto a proposito di politica economica che si è subito, appena si parlava di Salvini, ha subito riparato sotto l'ombrello del ministro Tria, naturalmente la, la cui dottrina in... data a noi del Corriere della Sera era quella di... Deficit, Calmi. tenere il deficit e ridurre il deficit. Lei, debito. che è vice di Tria, concorda con l'intervista data a Corriere la Sera, che da sola è servita a, a, a rifarare i mercati. Ma eh. concorda in pieno? Noi dobbiamo fare le cose che abbiamo scritto nel contratto con la massima calma, tranquillità e concretezza, e iniziando già da subito mm. a dare mm. delle risposte. Per fare investimenti, noi abbiamo chiesto, lo chiediamo da anni, di tenere gli investimenti fuori dal gioco. Va bene. Finora non ce l'hanno dato, forse ce lo daranno. Voi per fare investimenti, ammesso che non ce li diano, pensate invece di tornare al 3% o di sfondare ah, anche il no, 3%? Il allora, 3% per un paese come il nostro è veramente rischioso in questa fase. Quindi non diamo messaggi sbagliati. Per inciso, Sarebbe curioso rivedere la stessa discussione anno per anno con il, il pareggio di bilancio che si rinvia di anno in anno. Però questo lasciamo, lasciamo perdere. Questo fa parte, fa parte della dialettica normale che c'è con l'Unione Europea tutti gli anni quando si fa la legge di bilancio. Però al di là di questo, e vedremo cosa si riuscirà eh, concretamente, seriamente a ottenere, ma a monte c'è una questione di credibilità. Allora, noi vogliamo chiedere. La regola aurea all'Europa, no? Tienimi fuori gli investimenti. Perfetto. Iniziamo ad applicarla. Ma lo sapete voi che noi abbiamo più di 80 miliardi, quasi 82 miliardi di spesa di investimento già finanziati, bloccati perché il governo non, ha, non è riuscito a fare l'intesa con le regioni e si è fatto bocciare dalla Corte Costituzionale. questo, scusi, è colpa del governo, è colpa anche delle regioni. No, è colpa del governo. Perché? Beh, dai, sul governo tutti cattivi e le regioni tutti no, buoni. No, no, dai, la no, prego. Attenzione, adesso attenzione. non è più. Un brillante assessore Lombardo, no. adesso vice ministro dell'economia di infatti, un paese. L'errore eh. è concettuale. quando uno dice che il torto sta tutto rampato. È, stato, una è stato un errore concettuale di pensare che sia più bravo il centro a gestire piuttosto che la periferia in particolare la spesa di investimento. Mi spiego, non ha senso che il Ministro vada a tagliare il nastro. Da che mondo è mondo la spesa di investimento vera la fanno comuni, province e regioni, in via residuale lo Stato solo per grandi cose. L'aver scelto di centralizzare la spesa di investimento ma perché le regioni con... non erano capaci di spendere? Credo... Che riesca dalla Lombardia, no. vada nel sud, eh, veda sì. qualche spesa di investimenti in vero, Minca vero, non è solo. parliamo di fondi europei, parliamo eh. di spesa di investimento è normale. Eh? normale. È, Beh, è Perché i comuni, le asfaltature non si importano. Oggi, oggi, un comune che deve fare una scuola, con le regole astruse che sono state messe in campo, la deve fare col cash flow, con la cassa. Ok? È come dire, eh, lei deve comprare la casa, non fa il mutuo, mettevi i soldi e la compra. È, è chiaro che nessuno compra la casa. Ora, no, io con ho le regole astruse, sindaci Di piccoli centri che sono in attivo di bilancio, ma non possono non spendere posso... l'attivo di bilancio. Chiaro, chiaro. Ah, ora, con delle chirurgiche modifiche, tra l'altro rispettando le sentenze della Corte Costituzionale degli ultimi mesi, noi riusciamo a cambiare queste regole e riusciamo a finalmente a far ripartire la spesa di investimento. Ecco. Fateci almeno iniziare. Io, dal vice ministro dell'economia, chiederei un ragionamento su questo, perché o rispetti i conti o spendi 100 miliardi in queste manovre. O allora, io, nel merito, sì, non condivido sì. la flat tax, però se Va si beh. sceglie. Sono conciliabili, nel senso che finora l'errore è stato di agire solo sul lato della spesa e non sul lato sviluppo. E il grosso errore è stato di mortificare lo sviluppo proprio nella spesa di investimento. Ho fatto degli esempi, vi ho anche dato dei numeri che sono numeri importanti. Secondo noi con una ripartenza della spesa di investimento seria il PIL torna a crescere e quei rapporti e quei numeri diventano più sostenibili. Dopodiché ci vediamo fra due mesi, sbagliato tutto, escono i decreti, critichiamoli, però almeno l'impostazione mi pare che sia chiara.